amici sportivi, appassionati di calcio, benvenuti. Questo è Milano, questo è San Siro, questa è la Scala del Calcio. Il derby di Milano sa regalare emozioni come poche altre sfide, nonostante le squadre possano aver avuto negli ultimi anni parecchi problemi. Memorabile l'ultimo incrocio di campionato che ha visto il netto successo del Milano, 3-0. Uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che ne pensi? Potrebbero essere loro a deciderla oggi? Perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. A giudicare dallo schieramento a cui scendono in campo, l'impressione è che vogliano lottare anche oggi il classico pressing asfissiante. È così, Stefano? Sulla carta ci sta, è una tattica sicuramente molto dispendiosa sotto il profilo fisico. Vedremo se reggeranno tutti i 90 minuti. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Tra le tante finali disputate qui a San Siro, una in particolare resta scolpita nei ricordi dei tifosi non più giovanissimi dell'Inter. Sì, la finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica nel 1965, vinta 1-0 con rete di Jair. Era l'Inter di Angelo Moratti, guidata in panchina dal mago Herrera. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Partiti, primo pallone di questa sfida tra Milan e Inter, in un'atmosfera davvero fantastica. Stadio pieno come sempre, ora tocca alle due squadre in campo dimostrarsi all'altezza di questa cornice di pubblico. Buono l'appoggio. Attenzione ai Icardi. È stato fermato dal difensore. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Perisic. João Cancelo. Icardi. Brozovic. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. La traiettoria verso il centro. Occhio all'avanzata del Milan. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Niang. Può scambiare con il compagno. Attenzione a Bonaventura. Palla che viene controllata, pericolo. Perisic. D'Ambrosio. Vessino. Brozovic. Occhio, cerca l'area di rigore. La mette in mezzo. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. L'Inter ha sfruttato una dormita collettiva della difesa avversaria e la punta. E ha anticipato i difensori, l'ha messa dentro. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Conclusione vincente che supera il portiere avversario, davvero un bel gol.
Si torna a giocare con i nerazzurri dell'Inter che sono adesso avanti. Suso. Conti. Bravi qui a bloccare tutto. Vessino. Inter e Milan di nuovo contro in questo derby della Madonnina, ennesimo di una storia iniziata nel 1909 con la vittoria 3-2 del Milan, partita che puntualmente regala il tutto esaurito a San Siro e che è capace di accendere le tifoserie nerazzurra e rossonera. Partita Andre Silva! Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Molto combattuta, impossibile davvero fare pronostico. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Candreva. Pallone profondo, pericoloso. Palla buona per Icardi. L'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. Da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta, invece ha calciato abbondantemente sul fondo. Suso. Andre Silva. Centriago. Conti. Biglia. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Brozovic. Prova l'avanzata l'Inter. Crossa verso il centro. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Biglia. Riccardo Rodriguez. Paragna metri. Buona ventura. Continua la fitta rete di passaggio. Palla schizza via dopo il contrasto. Viene pressato. Tocco di ritorno. Brozovic. Hanno metri a disposizione. D'Ambrosio. Attenzione ai cardi. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. Andre Silva. Buona triangolazione. Borja Valé. Perfetto oggi nei passaggi. Il lancio profondo di Icardi. Ci sono metri a disposizione. Palla buona per Icardi. È un gol che premia i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato. Gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti ed ecco che è puntualmente arrivato. L'Inter chiude dunque molto bene il primo tempo con questo gol. Non poteva esserci momento migliore per segnare. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione.
si ricomincia con il Milan che adesso è costretto a inseguire. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. Primo tempo in cui ha fatto davvero cose straordinarie, può giocare la ripresa con enorme entusiasmo addosso. Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui, ne ha fatti due nella prima metà di gara e punterà almeno alla tripletta nella ripresa. Bravo! La mette in mezzo, occasione per l'Inter. Milan di nuovo contro in questo derby della Madonnina, ennesimo di una storia. André Silva! Il lancio profondo di Icardi, ci sono metri a disposizione, alla buona per Icardi. Il Milan a battere il calcio d'inizio della ripresa. Jack Bonaventura. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Borini, Rodriguez, ottimo il dive by, occhio all'avanzata del Milan, Riccardo Rodriguez, ha perso il pallone, Perisic, Brozovic, pallone interessante, tocco profondo per Perisic, occhio a Perisic. Restituisce bene il pallone. Brozovic. Tocco profondo per Perisic. Difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva. Ci riprova. Non passa il pallonetto. Il portiere aveva già capito tutto. Suso, Brozovic, João Cancelo, guadagna metri verso l'area, Vecino, occhio a Borca, ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Candreva, Brozovic, ecco Vecino, João Cancelo riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio, c'è campo per la ripartenza. Recupera palla intercettando bene il pallone. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Punta l'area. Buona l'intuizione qui. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Rodriguez. Si avvicina all'area. André Silva, c'è un buon anticipo,
Brozovic, Icardi, Candreva, João Cancelo. C'è spazio per andare. Buono l'intervento sulla fascia. Apre di testa. Milan che ha bisogno della spinta dei tifosi. Sarà calcio di punizione per il Milan. Il tecnico cambia qualcosa nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Musacchi prova, conclusione al volo a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Il tecnico vuole tenere alta la concentrazione, per questo manda in campo forze fresche per difendere il risultato. João Cancelo, Borja Valero. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Musacchio. André Silva. Biglia. Prova l'avanzata l'Inter. Lo ferma sul più bello. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Perisic. Vessino. João Cancelo. Occhio al suo movimento. C'è il tocco a prolungare, attenzione. Borini. Possibilità per la ripartenza. Rodriguez. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Non c'è più tempo, arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Grande entusiasmo per questo derby vinto, sia in campo che sugli spalti. Sono gare queste che possono anche cambiare psicologicamente il verso della stagione, regalando nuova energia. Non credo esista vittoria più dolce di quella di un derby. Magari ci vuole un po' per rendersene conto, ma quando la gente ti ferma per strada per chiederti un autografo o semplicemente per farti i complimenti, allora capisci lì cosa significa. La mette in mezzo. Occasione per l'Inter. Inter e Milan di nuovo contro in questo derby della Madonnina, ennesimo di una storia. André Silva! Il lancio profondo di Icardi. Ci sono metri a disposizione. Palla buona per Icardi.